Si parla molto e c'è molta conversazione giustamente anche in rete. Una bella atmosfera conviviale e tutti che parlano, ridono, scherzano. Bellissima. Abbiamo conosciuto persone che, con le quali magari parliamo da anni, però solo virtualmente, mai fisicamente. Molto carina. Molto simpatica. Mi cimento a fotografare quello che cucino. Quando fotografi una cosa devi vedere esattamente quello che vuoi realmente fotografare. La luce è sicuramente uno degli aspetti più importanti. Non si hanno mai le luci giuste, non si hanno mai le informazioni giuste, ci vorrebbe la macchina giusta. Quello che conta, se si vuole far rendere veramente bene un piatto fotografato, è che deve essere presentato molto bene, non basta cucinarlo bene. Più importante è come lo si presenta piuttosto che come lo si cucina. L'angolazione giusta, la luce giusta fanno sì che un piatto non sia solo da gustare ma anche da vedere. Ma a volte basta anche imparare certi trucchi. Un pannello di bianco con un cartoncino piegato può essere un ottimo controsfondo che toglie le ombre e cose di questo tipo. Magari sono cose che uno non pensa di fare in casa, invece basta poco, spesso e volentieri, e si risolve. Sono le spezie. Aprire il frigo, guardare cos'ho e combinarlo insieme. Di fave. Cavolo, anche il mio sono del pesto di fave. Il mio piatto preferito di questa sera sono stati gli ziti ai funghi. Le mezze penne al pesce spada, decisamente interessante. Mi sono piaciuti particolarmente dei ziti tagliati con i funghi porcini, lo zafferano e i porri.